Milan, Frosinone 3-1 e Mourinho. Parleremo di queste due cose. Milan, Frosinone innanzitutto 3-1, una vittoria limpida, convincente, robusta. È una vittoria che fa bene, sono 3 punti. Insomma, ci voleva per un Milan che era un po' così, mezzo e mezzo, anche se non è una vittoria splendida, nel senso ci sono state sacche di gioco durante il primo tempo in cui il Milan non ha convinto, poi ha segnato, si è lasciato andare. C'è un Milan in miglioramento sicuramente rispetto alla Fiorentina e al Borussia Dortmund. Magari si è trovata la quadra, magari Hernandez centrale, che dopo è centrale, dopo rimane Calabria, lui riesce ad andare. Insomma, questi giochi, diciamo, ci possono stare. L'impressione però è che va testato questo Milan con le squadre più forti, con il Napoli, con l'Inter, la Juventus, mettiamoci anche la Roma, la Lazio, l'Atalanta, queste squadre qua. Va testato a questi livelli, però tutto sommato il suo l'ha fatto e doveva vincere e ha vinto, doveva procurarsi un po' di tranquillità, perché questa squadra ha bisogno di tranquillità e di capire cosa sono tutti questi infortuni. La verità è questa, cioè la verità del Milan quest'anno è che è stato un po' sorpreso, un po' scandalizzato quasi da tutti questi infortuni, perché qualcosa è un dubbio che ti viene da dentro, proprio ti viene nel campo di allenamento, nel momento più intimo di una squadra. Il dubbio è là, nasce e si forma lì, perché è ovvio che come lo pensiamo noi, lo pensano anche i giocatori, che ci sia qualcosa di sbagliato, che non sia tutto bello quello che fanno durante l'allenamento, e questo preoccupa i giocatori stessi e ovviamente preoccupa tutta la società. Però tutto sommato 3 gol al Frosinone, sì, vabbè, ha preso un gol, ma ci sta, diciamo, 3 gol al Frosinone, va bene così. Si è un po' svegliato Jovic, che ci voleva per questo giocatore di fare un gol, quindi non c'è solo Giroud, questo è quello che dice questa partita, ma ci potrebbero essere anche altri giocatori in attesa anche di Okafor. E dopo tutto il resto c'è un Hernandez che secondo me è il Milan in questo momento. Cioè Hernandez, se ci fate caso, è stato fondamentale ieri così come fondamentale con la Fiorentina. Quando manca, quando non si vede in partita, il Milan ne perde. E questo è da capire, cioè deve essere, diciamo, lo staff tecnico, anche gli opinionisti, l'area tecnica del Milan, da capire perché questa situazione. Adesso parlare di Mourinho e degli arbitri, perché è una cosa che io. Però prima, ovviamente, ragazzi, questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo. Iscrivetevi se non siete già iscritti. Iscrizione, 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 siamo in tanti, tantissimi, però più siamo meglio è. Mettete, lasciate un mi piace e ovviamente mettete la campanella, vi faccio vedere un flash così. Questi sono tutti i miei canali. Se vi piace i social media, oggi metterò un nuovo video. Lo sport, parleremo di sport in quel canale, Diego CTN Sport, i quiz, la musica. Ragazzi, qualsiasi cosa vi piace, seguitemi anche là. Anzi, seguitemi in tutti se volete fare una cortesia, tanto un'iscrizione non vi costa niente. Detto questo, parliamo di Mourinho. Mourinho e gli arbitri, una storia che ormai abbiamo visto tantissime volte. L'abbiamo vista tantissime volte questa situazione degli arbitri, di parlare degli arbitri, gli arbitri, gli arbitri, stancante, davvero stancante. Io sono un uomo di sport e mi piace parlare di sport, di calcio, ma ho anche il Diego CTN Sport. Cioè, l'arbitro o è buona fede, o se credi che possa essere in malafede, devi portare le prove, perché non esiste, non funziona così la vita. Cioè, non esiste che tu o qualsiasi altra persona puoi dire, lanci la pietra e dici, ma sai, io mi preoccupo perché forse no, non è così. Io non credo agli arbitri che si sveglia la mattina l'arbitro per andare a arbitrare una partita di Serie A e pensa di fare vincere una squadra rispetto all'altra squadra. L'abbiamo vissuta in Italia, Calciopoli, queste cose, ma io me lo ricordo, era totalmente differente. Adesso c'è la VAR, basta, basta queste cose. Cioè, io dico a Mourinho, guardati la tua squadra, guardati il tuo gioco, guarda come fai giocare la tua squadra, non cercare sempre in altre cose, in altri, perché è veramente brutto, ma brutto, brutto, brutto. È stancante, qualcosa anche di vecchio, di qualcosa che faremmo veramente tutti volentieri a meno. Delle polemiche, ecco, a me non piace. Io ci sono dei programmi televisivi che seguo e mi piace molto seguire, mi diverte molto seguire, però quando per esempio fanno la puntata dedicata alla moviola, agli arbitri, io non la guardo. Non la guardo, mi dà fastidio. Perché? Perché come sbaglio io nella vita? Quante volte avete sbagliato voi nella vita? Tante volte, ma è tutto così. Quante volte sbaglia il giocatore? Quante volte sbaglia il portiere? Puoi sbagliare anche all'arbitro. Ora un po' meno perché c'è la VAR, tutto quello che volete, infatti si sbaglia molto meno. Però per quel cartellino in più, in meno, io lo prendo come un errore umano.
Questo è, cioè, stiamo parlando di una persona sola, l'arbitro con 22 giocatori che gli vanno attorno. Adesso non parlo più della Roma, ma sono un po' tutti così. E mi dà fastidio, a me dà proprio fastidio, perché vedo una sorta di vigliaccheria delle squadre, tutti addosso a uno. Non è bello, non è bello. Io sarei per la prova televisiva sulle proteste, 5 giornate di squalifica. Vai addosso all'arbitro a parlare, 5 giornate di squalifica, così togliamo questi atteggiamenti che non piacciono. Ragazzi, in America si divertono, in America lo sport è spettacolo e molti più soldi, ma è una cosa bella, perché tu ti aspetti lo spettacolo, il divertimento, non la furberia, il giocatore che si butta a terra, la simulazione, che non sono belle cose da vedere, perché quando lo fa la tua squadra devi fare finta di non averla vista, quando lo fa la squadra avversaria ti incazzi, e questo non è bello. Quindi togliamole ste cose di mezzo. Togliamo, ci vuole un calcio moderno, il calcio di Klopp, il calcio di Guardiola, il calcio di De Zerbi, ci vuole un calcio propositivo che ti faccia divertire, che arrivi là e ti diverti. Cioè, io quando sto davanti alla televisione mi viene il sonno a guardare quelle, io mi vengono pure i nervi e dico, ma come fanno a giocare così? Perché si deve giocare così? Guardate la Champions, non ci sono partite stupide nella Champions. Nella Champions, quando vanno a giocare in Champions, tutti contro tutti, si gioca da una parte e dall'altra del campo, e dopo si arriva in Italia, il gioco compassato, il tizio che si butta, devi perdere tempo, il rattaccapalle che non ti dà la palla. Oh, ma che cazzo! E che cosa? Io veramente stanco, ma stanco di questo calcio, non mi piace. Non mi piace, dopo in mezzo ci mettiamo pure le soste delle nazionali che ti fermano per 10 giorni, che davvero è un altro fattore. Cioè, perché io sono per giocare tanto, a qualcuno viene sotto i miei canali, il mio canale, questo, dico canali perché ne ho tanti, però qualcuno viene sotto il mio canale ogni tanto a dirmi, no, tu sbagli, si dovrebbe giocare di meno. Ma quale giocare di meno? Si dovrebbe giocare di più, è lo spettacolo, lo spettacolo, lo sport è spettacolo. Me ne frego che deve giocare meno, gioca, fa un turnover esagerato, ma chi se ne frega, però ti diverti, vedi la partita. Quando vai al concerto, cosa ti aspetti? Che ci sia quello che canti e ti dia emozione, ispirazione, ti faccia fare i bei ricordi? Quando vai al cinema, cosa ti aspetti? Un film bello? Ma quante volte ci siamo addormentati al cinema perché il film era loffio e tu dici, ma come cavolo è? Ecco, il calcio italiano è quel film loffio che tu dici, ma porca miseria. E io credo che giocando di più si sarebbe meno tattica, meno niente, giochi e giochi e vai a vedere qual è, diciamo, il piacere di verticalizzare, il piacere di fare pressing alto. Ma no, queste partite così. Anche lo stesso Milan ieri, che ha vinto 3-1, l'ha vinto tranquillo, ma c'è stata una bella parte di partita in cui, ragazzi, era difficile da seguire. Ma lo stesso vale per l'Inter, ma lo stesso vale Inter-Juventus, ragazzi, Juventus-Inter, ma stiamo scherzando? Il secondo tempo, tutti quelli che ho sentito in giro, che sanno che io mi occupo di calcio, mi piace il calcio, tutti a dirmi la stessa cosa, Diego, ma ieri, ma che partita è stata, ma che bruttezza è stata. E noi ci dobbiamo prendere questo boccone che non vogliamo prenderci, ritornando a Mourinho, pure le polemiche, basta, e prenditi i tuoi milioni, ancora le polemiche dell'arbitro. Oh, dopo 20 anni ancora le polemiche dell'arbitro, dopo vedi giocare la Roma che non vince manco col Servette, ecco, la Roma che non vince col Servette, silenzio, no, là c'erano i giocatori, là ce l'aveva con i giocatori, là ce l'aveva, erano stati i giocatori, no, sei tu che devi preparare la squadra, sono i tuoi giocatori, quindi se stanno giocando male, se si stanno comportando male, ma veditela tu da solo, perché me li dovevi venire a dire davanti alla telecamera? Cioè, veditela nello spogliatoio con la tua squadra queste situazioni, perché me lo devi venire a dire a me? Chi me ne frega a me? Cioè, io per esempio tifoso della Roma sto vedendo che la mia squadra sta giocando male, tu sei pagato per farla giocare bene, se gioca male la colpa è tua, non del magazziniere o di quello che si occupa di aprire i cancelli dello stadio. Questo è il mio punto di vista, è stancante, veramente stancante, mi sono stancato anche a seguirlo e allo spazio che si dà. Io la Roma, ve lo dico, io tifo contro la Roma fin quando c'è Mourinho, ormai sono arrivato a sto punto, e a me la Roma insieme al Napoli è la squadra del cuore, ovviamente io sono interista, ma io ho un affetto particolare per la Roma, per il Napoli, l'ho sempre avuto, mi hanno sempre fatto simpatia, da adesso la Roma no, la Roma no, la Roma no, questa Roma no. E secondo me quell'ambiente della Roma ha bisogno di una ventata fresca. Prendete Fredkin e prendete De Zerbi.
prendete De Zerbi, dategli i soldi che dovete dargli, neanche Conte, perché si parla pure magari Conte, potrebbe essere De Zerbi. Gioco bello, che a questo punto se devi arrivare quinto e sesto, se devi arrivare quinto e sesto in campionato almeno ti diverti, almeno va allo stadio finito di cantare la canzone e ti vedi bel calcio. Questo è il mio pensiero. Ragazzi, questo è il mio pensiero. Sto facendo tanto per quanto riguarda i canali, avete visto quanti canali, ma questo dietro cambierà tutto, perché sto cambiando tante cose, quindi si cambierà molto molto molto, cambierà, vedremo com'è, se c'è una sorpresa. Adesso devo andare a comprare delle cose perché c'è una sorpresa grossa grossa grossa. Oggi metterò un video sul social media su cos'è il social media manager. Se qualcuno di voi vuole diventare social media manager, vi spiego come si fa, cosa fa e dopo vi spiegherò anche quanto guadagna, eccetera eccetera. Se vi piacciono i social media, proprio il social media, magari voi avete pensato, ma io cosa posso fare nei social media, venitemi a trovare in social media super strumenti, oppure in quello inglese super tools. Ragazzi, detto questo, alla prossima, ci vediamo più tardi, sono tante di quelle partite. Ciao a tutti, ciao ragazzi.